Ciao a tutti ragazzi! Auguri, buon anno a tutti! Come vedete siamo qui a registrare un nuovo video e in occasione di questo evento che ovviamente c'è una volta ogni anno. Ma va! Parliamo dei 5 tipi di persone a Capodanno. Il primo genere di persona a Capodanno è quella persona che si prepara già dall'anno precedente per il Capodanno e l'anno successivo. Quindi l'anno precedente non fa niente ovviamente e sta lì al computer per cercare cosa fare l'anno successivo a Capodanno. Ovviamente non trova niente perché nessuno organizza l'anno precedente, il Capodanno dell'anno successivo. E comunque alla fine si ritroverà a casa senza fare niente né l'anno precedente né l'anno dopo. Ci sono invece quelle persone che a Capodanno, quando gli amici chiedono cosa fai a Capodanno, la loro risposta è non lo so, e quindi rimandano sempre quello che devono fare. Sono un po' quelle persone, cioè io non sono quel tipo di persona, non mi rispecchio tanto, però noiose, esatto, sono molto noiose e non hanno mai voglia di esatto, niente. Non vogliono mai fare qualcosa, quindi cosa fanno? Alla fine si trovano sempre a casa. Anche loro, perché è normale. Chi quando... è che a Capodanno alla fine non si ritrova a casa? Esatto! Chi? Poi ci sono quei tipi di persone che invece si ritrovano all'ultimo minuto senza aver organizzato niente e ovviamente vogliono uscire, vogliono divertirsi, gli prende il tic all'ultimo minuto che vogliono fare tutto, quindi si mettono a chiamare tutta la rubrica del telefono e non ricevono risposta da nessuno perché tutti si sono organizzati con qualcun altro e quindi alla fine che cosa fanno? Indovinate? Indoviniamo. Prima ancora a casa. Sì! Invece ci sono quei tipi di persone che, già, preferiscono invece di uscire a stare davanti alla TV. Ebbene sì, ci sono quelle persone che quando dicono cosa farò a Capodanno? Sto davanti alla TV, tanto c'è Carlo Conti. Carlo Conti salva sempre la vita a tutti perché tanto si sa, lui fa il countdown, il famoso countdown prima dell'anno nuovo. E poi dopo si trovano con un bicchiere in mano con la famiglia che è tipo buon anno! E poi dopo tipo basta, cioè dopo tipo alle 2 di notte sei già a letto e sei lì che dormi. Comunque io sono una di quelle persone. Sì, esatto, precisiamo perché vogliamo mettere in chiaro una cosa, lei lo fa tutti gli anni perché me l'ha detto e lo farà sempre, quindi cioè, se dovessi fare che però ho giocato a Bu con mio padre. Se dovessi fare un Capodanno con lei sarei disperato perché dovrei organizzare una cosa proprio fatta bene e non andare a letto tipo alle 2 di notte. Vabbè. Io veramente vado a letto. Cioè, quindi dopo che fai. Non faccio un cazzo. Però tipo fai il conto alla rovescia e dopo vai sul letto. Mi bevo lo fumante, ma vabbè. No, facciamo i botti, dai. Quello ah, vabbè, sì. Due botti, così poi dopo vado a letto. E infine ci sono gli indecisi, che sono quelli che hanno sempre molte proposte. Una persona gli propone di andare da una parte, una dall'altra, e non sanno le cose da decidere. Quindi alla fine non sanno se andare da una parte, non sanno se andare dall'altra, e arrivano all'ultimo giorno che ancora non hanno deciso. E ovviamente, che cosa fanno? Rimangono a casa, anche loro. Sempre così, sempre, stai sempre a casa, perché la casa, cioè quando stai sul divano con due patatine, sì. Ti rilassi e basta. Quindi uno pensa, vabbè, sto a casa, non faccio certo niente. Però è un buon augurio per l'anno successivo, rimanere sì, tutto sì. L'anno a casa non fare un cazzo. Sì, proprio. Io farei così tutti gli anni, guarda. Certo. Stack. Wow. Bene ragazzi, questo video è finito. Speriamo che vi sia piaciuto e vi auguriamo un buon anno a tutti. Buon anno a tutti. Buona Befana che verrà. Esatto. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like sotto al video. Io ho fatto like così invece che così. Vabbè. Vi lasciamo nell'info box tutte le informazioni nostre. E niente. Ciao ragazzi! Woo!